Salve ragazzi, cari amici del web, sono ancora io, Andrea Bruno. In questo momento mi trovo in un locale tipico qui nel Borneo, vi faccio vedere un po' come si evidenzia questo locale. Mi trovo a Kuching, più esattamente la città principale della Malesia da queste parti, e vi faccio un po' vedere questo locale tipico. Eccoci qua, come potete vedere qui vi sono solamente persone autoctone. Il posto mi è stato consigliato da una persona più che rispettabile. Non avrei mai pensato che arrivando qui avessi trovato un locale molto semplice, con un arredamento minimalista, le ventole sul tetto, proprio un posto molto alla buona dove vanno gli autoctoni a mangiare. Ci sono nella stessa zona locali molto belli, molto attraenti anche dal punto di vista dell'interior, della location. Tuttavia questo posto mi è stato consigliato perché mi hanno detto vai lì a provare una pietanza che si chiama laksa. Io ancora non l'ho provata, non vi so dire com'è, e mi hanno detto che qui si mangia molto bene questo laksa, e fanno anche un tè tipico locale dal nome Tè Chipeng. Vi faccio vedere l'appunto che mi hanno segnato così. Allora, questo è il nome del locale, Chong Chong Coffee, e questo è il nome della pietanza tipica da provare, e questo è il nome della bevanda, del famosissimo tè che fanno da queste parti. Ecco, questo diciamo è una continuazione del mio viaggio, molto autentico. Io vado a mischiarmi con la gente locale nel posto, e seguitemi, apprezzerete anche voi questi posti, sono molto interessanti, e vi è anche il gusto di provare delle cose autoctone, autentiche. Ecco qua, mi hanno portato questo tè, ve lo faccio vedere, di tre colori, infatti me l'avevano detto, è un bicchierone enorme, è un tè di tre colori. La prima fascia sembra tè normale, poi qui vi è forse del latte, un latticino, non lo so, ve lo saprò dire fra poco. E qui abbiamo qualcosa di shakerato con del ghiaccio, vi è anche un cucchiaio per girare. Comunque io assaporo anche per raccontarvi a voi il gusto. No, effettivamente è molto buono, è il classico tè con latte, però il tè ha un sapore veramente intenso, gustoso, è rinfrescante, ghiacciato, e quello che ci vuole per sbollire la calura, che da queste parti è molto intensa, a qualsiasi ora della giornata, anche di notte si fa sentire. Ok ragazzi, alla prossima.